riferimento all'articolo 612 ter. Quindi, subito dopo la minaccia e subito dopo gli atti persecutori o stalking, che dir si voglia quando si fa gli anglofoni. Quindi, già questa collocazione sistematica spiega un po' qual è la caratteristica di questo delitto, e cioè andare a intaccare il benessere e la tranquillità psicologica, perché è di questo che stiamo parlando. Negli ultimissimi anni anche il legislatore italiano si rende conto che per far male a una persona non è più necessario picchiarla o ferirla con un'arma da taglio. Come dicevi giustamente tu, le forme di violenza oggi sono tante. E se l'Organizzazione Mondiale della Sanità non più tardi di un 6-7 anni fa ne aveva annoverate quattro tipologie, cioè fisica, sulla quale nessun dubbio, psicologica, sessuale e economica, oggi come oggi, secondo il mio modesto parere, la violenza digitale entra a tutto titolo, a buon regime, all'interno della quadrilogia e costituisce una quinta parte di violenza. Non che prima di agosto non esistesse il revenge porn o che non fossimo muniti di norme con cui combatterlo, però all'italiana ci dovevamo fare un po' bastare quello che avevamo e quindi in particolare utilizzavamo proprio la norma precedente, quella sugli atti persecutori, perché una parte delle condotte di revenge può essere considerata una forma di persecuzione. Oggi non è più così perché il reato è veramente molto molto ampio. Quando vuoi ne parliamo, ma devo dire che stavolta il legislatore ha superato se stesso. Tieni conto che io sono innamorata del diritto, ma trovo un po' pigro il nostro Parlamento. Spesso ha bisogno davvero dei casi di cronaca o dei cadaveri per la strada per muoversi in qualche modo. Io e te abbiamo fatto una bellissima esperienza quando ci siamo conosciuti perché avevamo con noi Elena Ferrara e lei ci aveva davvero fatto rabbrividire raccontandoci la storia della sua allieva che si era suicidata. Noi all'epoca parlavamo di cyberbullismo, ma oggi quello che è successo a Carolina sarebbe un caso di revenge porn, anzi di una specifica tipologia di revenge che è il deepfake.